Salve a tutti, siamo qui oggi con Paolo Corradeghini, che insomma, si presenta da solo, fondatore di 3D Metrica, insomma, famosissimo e soprattutto altamente professionale e competente. Passo quindi la palla a te, Paolo. Presentati e dici chi sei, per chi ancora non ti conoscesse. Ciao Massimiliano, intanto grazie per avermi qui, mi fa molto piacere esserci. Io sono un ingegnere civile e nello specifico mi occupo, dopo varie vicissitudini che sono state legate al dissesto idrogeologico, progettazione di interventi di mitigazione da fenomeni gravitativi, adesso da 4 anni con la mia attività, il mio studio tecnico che si chiama 3D Metrica, mi occupo di rilievi topografici e in particolar modo rilievi legati all'ambito ambientale, quindi ambito ancora legato al dissesto idrogeologico e in particolar modo utilizzando tecniche che restituiscono modelli tridimensionali. Quindi ho iniziato con la fotogrammetria e l'aerofotogrammetria da drone, poi recentemente ho anche integrato il laser scanning 3D. Ok, quindi un'attività diciamo ampio spettro per quel che riguarda proprio il rilievo a 360 gradi, si può dire. Sì, assolutamente, anche perché poi integrando tecniche di rilievo 3D comunque non si può prescindere dalla topografia classica, per cui si utilizzano stazioni totali, ricevitori satellitari, si devono conoscere coordinate, sistemi di riferimento, è Esatto. veramente a 360 gradi. No, è un'attività anche molto interessante, secondo me. Non la conosco diciamo, nella maniera diciamo, approfondita. Però, insomma, penso che sia una attività davvero molto, molto interessante. Sì, lo è, poi sto tanto fuori, mi piace. Esatto. Dunque, arriviamo insomma, alla prima di queste domande che voglio farti in questa nostra chiacchierata. Per te cosa sono i GIS? I GIS sono degli strumenti che permettono di analizzare un dato. Da rilevatore, da topografo, io acquisisco dei dati in campo. In alcuni casi sono già pronti, mi viene in mente un rilievo satellitare dove prendo delle coordinate di punti e quelli sono già materializzati, nel senso che sono punti che esistono già poi in termini di file digitali. In altri casi devono essere elaborati i dati che acquisisco. Penso a un rilievo fotogrammetrico dove prendo delle fotografie, le metto insieme a delle misure e un software mi elabora un modello tridimensionale. Però poi il GIS è uno strumento che mi permette di prendere questi dati, di inserirli all'interno di un GIS. Non utilizzo soltanto GIS, utilizzo anche altri strumenti, però il GIS è molto interessante nel mio campo perché poi mi permette di fare delle analisi lavorando con dati territoriali che permettono di estrarre delle informazioni molto molto interessanti e poi di lavorare anche nella multitemporalità, per cui lavorando a volte anche in settori dove le cose cambiano, mi viene richiesto di fare rilievi nel tempo. Avere un GIS permette di tenere sotto controllo in maniera estremamente efficace, quindi un dato che è caricato nel GIS, in un progetto GIS è sempre pronto, aggiungerne altri, quindi vedere l'evoluzione di quello che cambia in base a quello che ho rilevato. Ok, quindi per te appunto i GIS sono degli strumenti da affiancare alla tua attività lavorativa per poter produrre ulteriori informazioni che insomma o sono diciamo l'output della richiesta del committente oppure sono delle informazioni diciamo ponte che puoi utilizzare per altri rilievi, per altre attività, Sì, giusto? beh, se vuoi ti faccio un esempio abbastanza che può essere un po' più Sì. calzante e più pratico. Io ho lavorato prima quando mi occupavo di progettazione, continuo a lavorare adesso in ambito di rilievo, nelle aree di distacco delle valanghe. Allora, tipicamente una valanga si stacca quando la pendenza del versante è mediamente compresa tra i 30 e i 50 gradi. In un'area che ha una curvatura particolare, quindi si stacca da una valle e non si stacca da un dosso, e ci sono delle aree dove l'esposizione al versante dei versanti influisce sulla maggiore possibilità di distacco o no di una valanga. Tipicamente un versante esposto a nord ha un rischio di distacco minore di un versante esposto a sud per un discorso di insolazione. Esatto. Allora, se io devo fare un rilievo in un'area di devo capire o quindi devo supportare un tecnico che deve fare un'analisi di pericolosità da valanga, quello che si può fare è prendere dei dati che possono essere sia dati che ho rilevato io, quindi un'area vasta, un grande bacino montano con l'aerofotogrammetria tipicamente che è molto vantaggiosa, oppure un dato che esiste già da qualche geoportale che può essere un DTM, anche un DTM con una risoluzione 5x5 metri va già bene. E quindi con gli strumenti di geoprocessing di un GIS hai praticamente in maniera immediata, veramente velocissima, la possibilità di sapere quali sono le aree che hanno una pendenza compresa tra 30 e 50 gradi, quali sono quelle che hanno una curvatura compresa all'interno di un range che ti permette di identificarle come pericolose e quelle che sono a un'esposizione più
più pericolosa di altre. Filtrando questi dati è immediato che ti vengano fuori degli spot che sono le aree che in quel sito hanno una maggiore pericolosità di valanga. A quel punto hai già uno strumento, se l'hai fatto ad esempio su un DTM di Geoportale, che ti permette di andare in campo e di fare ad esempio un rilievo di maggior dettaglio su quelle aree, perché magari lì ci fai poi la progettazione di interventi di difesa. E con un GIS questo è veramente una cosa velocissima, però estremamente efficace. Sì, quindi praticamente tu riesci, si può dire, andare a colpo sicuro in questo, sì, in questo modo. Quindi a ottimizzare quello che è il tuo flusso di lavoro e riuscire quindi a portare, tra virgolette, a casa il risultato in maniera abbastanza efficiente e rapida. E queste cose, ti interrompo, scusa Massimiliano, queste cose le puoi fare solo con un GIS, perché tecnici come me lavorano tanto anche con altri strumenti, ad esempio i CAD, però mi hai anticipato nella domanda, ti avrei chiesto appunto senza il GIS questa cosa come l'avresti fatta? Sarebbe stato, si fa, no? Perché poi si fa tutto, ma sarebbe stato una roba molto lunga. Ad esempio avrei dovuto trovare intanto un database cartografico che fosse a curve di livello, possibilmente 3D. E lì cosa dovrei fare? Dovrei tirare delle sezioni e quindi capire, fare un'analisi delle pendenze sulle curve di livello, sezione per sezione, magari su aree molto vaste. Avrei dedicato un sacco di tempo a cercare di capire quali erano gli intervalli da 30-50 gradi solo per prendere in considerazione le pendenze. E con un GIS questo è immediato. E il CAD questo non ti permette di farlo. Il CAD, quindi esatto, strumenti di questo disegno, di questo tipo, non ti permette assolutamente di farlo con questa efficacia. Quindi sottolineiamolo, il CAD determinate cose non le permette. No, 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 assolutamente, ma è pensato anche per altre cose. Esatto, a volte c'è confusione, ma è proprio, sono cose diverse. Ok, e appunto la domanda successiva è proprio, insomma, riferita ai tuoi colleghi, o comunque, insomma, tu che percezione hai, come gli altri professionisti si approcciano o capiscono cos'è un GIS o quello che è il mondo GIS, in base a quella che è la tua esperienza? Purtroppo, devo dire purtroppo, nel mio campo, quello della topografia, anche se sembra un po' strano, c'è ancora un po' di distacco e di scollamento rispetto agli strumenti, ai software GIS. Mi sono interrogato un po' anche su questo aspetto. A volte mi confronto con professionisti, con colleghi che non li conoscono molto bene GIS. Ti premetto, io non sono un grande esperto di GIS, però so che se devo fare un dato, se devo fare un'analisi, la faccio lì dentro e so gli strumenti che mi servono per portare a casa il risultato. Altri proprio li tengono molto lontani, quasi come se ne avessero paura. Il motivo può essere, secondo me, legato a due aspetti. Uno, che è quello legato alle coordinate e sistemi di riferimento, che è un mondo che per un topografo dovrebbe essere l'ABC, però io mi rendo conto che non lo è ancora per tanti. È un mondo sicuramente complesso, è un mondo che ti porta, che se non lo conosci bene non sai cosa c'è dietro, ti porta a fare degli errori che possono essere anche importanti. Cioè sbagliare di un metro per un topografo vuol dire prendere proprio le mele per le pere, e quindi non è ammissibile. Quindi non conoscere tanto gli sistemi di riferimento, questo un po' tiene lontano da uno strumento GIS, perché alla fine la base di un GIS comunque è partire da un dato che è in un posto, che è il sistema di riferimento, e i punti che tu gli vai a interrogare hanno determinate coordinate. Esatto. L'altro aspetto, secondo me, è legato anche a tanta pratica topografica che deriva dagli anni passati, legati alle stazioni totali e legati spesso a attività che non... Secondo me un rilievo deve essere sempre georeferenziato, però in tanti casi non se ne sentiva la necessità. Una notizia che non mi aspettavo. Secondo me un rilievo deve essere sempre georeferenziato. No, questo assolutamente, ma non credevo che, insomma, c'era la possibilità che qualcuno possa fare un rilievo non georeferenziato. Vabbè, è abbastanza comune. Tu prendi la stazione totale e dici: qual è il sistema di riferimento? Non lo so, sistema locale. La stazione diventa il punto 000 e da lì tutte le coordinate seguono di conseguenza. È chiaro, la georeferenziazione esiste sempre, ma è in un sistema locale. Esatto. Nel momento in cui sei in un sistema locale, tutto quello che sono le proiezioni, gli ellissoidi, tutto quanto salta per aria. Perché magari ti serve
fare una progettazione di edilizia, quindi un piccolo rilievo, e quindi magari ti interessa sapere come è messo quell'edificio rispetto magari allo spigolo dell'edificio vicino o okay. al bordo della strada, quindi sei in un locale. Il fatto di aver lavorato tanto in locale e il fatto che tanti lavori nel locale forse tiene un po' lontani dall'ambito GIS. Posto che poi ci sono tanti altri professionisti che utilizzano gli GIS in maniera molto massiva, e paradossalmente l'ho visto più utilizzare da tecnici che ricevono un rilievo piuttosto che da tecnici che fanno un rilievo, che poi magari si devono scornare con le problematiche legate proprio al sistema di riferimento, e quindi devono cercare di capire come inserire in un progetto GIS il rilievo che hanno ricevuto. Però nel mio campo, nel campo della topografia, dei professionisti che lavorano in questo settore, purtroppo, perché mi viene da dire purtroppo, c'è ancora un po' di distanza. Ok, quindi insomma la distanza che tu percepisci e che vedi è legata alla misconoscenza di determinate tecniche di georeferenziazione, si potrebbe dire. Anche in parte sì, e si è sempre fatto così, e quindi non mi interessa dover georiferire un rilievo. Adesso mi viene da dire che ci sono dei laser scanner che adesso si sta utilizzando molto il laser scanning 3D nel rilievo, e anche il laser scanning 3D è uno strumento che sta dove lo metti, ma se non gli dici poi dopo a che cosa agganciarsi, lui non sa quali sono i punti di coordinate note, per cui il suo rilievo è un rilievo teoricamente locale, e quindi vai in campo, lanci l'acquisizione e questo fa tutta la sua acquisizione, ma poi dopo gli devi dare il sistema di riferimento. Non è così banale utilizzare le coordinate del sistema di riferimento, quindi è per questo che forse secondo me tanti stanno un po' lontani dal GIS, o forse anche perché non conoscono in dettaglio le potenzialità che uno strumento GIS potrebbe dare. Davvero la multitemporalità, secondo me, è potentissima. Sì, insomma, la multitemporalità, ma soprattutto la possibilità di estrarre dati da altri dati. Perché tu puoi elaborare, ecco, facevi l'esempio prima del DTM. Il DTM è un dato, però dal DTM puoi tirare fuori curve di livello, pendenze, esposizione dei versanti, poi appunto la curvatura, quindi la roughness, come si dice, assolutamente. Però stai sempre lavorando sullo stesso dato e ne hai tirati fuori almeno 4-5, insomma, ne elencati, che ti tornano sicuramente utili in quella che è la tua attività lavorativa. Anche banalmente, se tu dovessi a me è capitato di scaricare dei dati da dei geoportali, magari tu sei in una zona che è all'intersezione tra 4 DTM, tu prendi 4 fogli diversi, in un GIS porti dentro, unisci e hai risolto il problema, altrimenti devi fare le curve di livello per uno, poi per l'altro, poi per il quarto, poi le unisci, e vabbè, è un po' più complicato. È veramente una strada che ti permette di essere molto efficace, quella del GIS. Ok, quindi insomma sono sicuramente anche per te dei tool di supporto e abilitativi a quelle che sono le attività che porti in campo tu, insomma, quotidianamente. Assolutamente. Diciamo che questo dei tool di supporto abilitativi è un filone che sta venendo fuori piano piano, che insomma in altre situazioni pure è venuto fuori, che appunto questo era lo scopo barra il motivo, una delle motivazioni per cui insomma le persone erano portate a utilizzare questo tipo di strumenti. Assolutamente. Insomma, alla fine quello che ti efficienta il lavoro credo che sia uno strumento vincente, quindi si tratta di trovare lo strumento che fa per te, i tool, i plugin, quelli che servono per il tuo lavoro, e utilizzarli. Sì, no. Adesso poi, sì. Soprattutto quello che hai detto relativo a quello che serve appunto per il tuo lavoro, perché l'ambito GIS ha 10.000 strumenti, 10.000 tool, 10.000 algoritmi, è impensabile conoscerli tutti quanti. Tu insomma ti specializzi in base a quello che ti serve, come dicevi, quel tipo di software, quel tipo di plugin, quel tipo di algoritmo. E, assolutamente. È giusto che sia così. Assolutamente. Paolo, ti ringrazio tanto per aver preso parte a questa intervista, e ovviamente nella descrizione verranno pubblicati i tuoi canali social, che insomma, ricordaceli un po', quali sono? Il mio riferimento online, quello da cui poi si arriva a tutto il resto, è il blog www.3dmetrica.it. Poi da lì si accede al canale YouTube, al canale Telegram, al podcast, ai profili social network. Però 3dmetrica.it è il punto da cui poi si arriva dappertutto.
quindi diciamo il punto d'accesso al tuo universo, diciamo così, è 3D metrica. Esatto, 3dmetrica.it. Va benissimo, inserirò insomma tutti i dati all'interno della descrizione. Ti ringrazio ancora per aver preso parte a questa intervista e alla prossima allora. Grazie a te Massimiliano, è stato un piacere, alla prossima. Grazie.